Siamo arrivati quindi all'ultimo giorno di questa GMG, che siamo dallo scenario splendido di Copacabana. Il Papa è appena passato per la sua ultima funzione alle 10, dopodiché rientrerà a Roma e noi possiamo fare un breve bilancio di quello che è stato l'organizzazione di questo evento e come ne è uscito il Brasile. Diciamo che da un lato, se questo Papa Francesco è riuscito, come titolavano e come hanno detto tutti gli analisti brasiliani, ma non solo, internazionali anche, a ravvivare la fede, a aumentare il numero di pellegrini che lo seguono, dall'altra parte abbiamo il contraltare. Notizia di oggi che il governatore di Rio de Janeiro è Sergio Cabral, è il meno amato dai brasiliani, solo il 12% credono che sia buono o ottimo la sua gestione. Questo perché oggettivamente in questa settimana della GMG con il Santo Padre notevolissimi sono stati i disguidi, la metropolitana si è bloccata un giorno per 2 ore e mezza, è rimasta senza elettricità, la location che era stata scelta per il Campus Fidei è stata cambiata all'ultimo momento per Copacabana, perché come prevedibile, prevedibilissimo perché è inverno qui in Brasile, c'erano 40 centimetri di fango e sono usciti voci di presunti scandali sulle aziende appaltatrici e soprattutto diciamo che i manifestanti che venerdì sera in 500 in modo pacifico erano scesi in strada sono stati ancora una volta picchiati in modo selvaggio dalla polizia militare. Quindi Sergio Cabral, il governatore di Rio, è un po' l'antitesi del Papa, perché mentre il Papa cresce nei gradimenti lui è letteralmente crollato dopo questa settimana. E i media si chiedono come mai non abbia ascoltato la voce delle strade e soprattutto come farà Rio de Janeiro ad ospitare grandi eventi come appunto la Coppa del Mondo di calcio del prossimo anno e le Olimpiadi del 2016. Tutto sommato però il Brasile ne esce bene, perché nonostante questi problemi è riuscito, grazie alle sue forze dell'ordine, per esempio in 5 minuti a portare via il Papa dall'ingorgo in cui era rimasto l'ultimo giorno, e perché ha dimostrato che con il famoso jeitinho brasileiro, anche se non c'è organizzazione, alla fine la sfanga sempre. Un saluto a tutti i lettori e gli ascoltatori di Famiglia Cristiana da Paolo Manzo e speriamo di vederci fra 2 anni dalla prossima GMG.